Belle donne, buongiorno e benvenute in questo nuovo video. Oggi parliamo di estate, di caldo, di menopausa e soprattutto di skincare, cioè di come gestire il disagio del caldo estivo anche attraverso una skincare adeguata, soprattutto se siamo in quel bellissimo periodo che si chiama menopausa. Innanzitutto vi ringrazio perché l'ultima volta che vi ho messo una box domande sulle storie di Instagram, e se non mi seguite ancora su Instagram potete farlo adesso, mi trovate come Zoe Fashion and Beauty. Ecco, l'ultima volta mi avete dato un sacco di spunti per il nuovo video ed è proprio per questo che oggi affronto questo argomento. Infatti ho avuto delle risposte fantastiche, per esempio creme idratanti estive, scrub viso, skincare over 50, trucco estivo, trend makeup estate, oppure che cosa c'era qua ancora? Insomma, parecchie cose decisamente interessanti. Qualcosa anche legato alla moda, anzi, parecchie domande anche legate alla moda, soprattutto le valigie, cosa portare in viaggio, come vestirsi in viaggio, perché sembra una stupidaggine e invece non lo è. Comunque, andiamo un passo alla volta e oggi parliamo appunto di skincare, di caldo, di menopausa e di falsi miti estivi. Alla fine avrei anche un bonus su questo argomento. Non è un mistero, io ve ne ho sempre parlato, anche se so che molte donne fanno fatica a parlare pubblicamente di questo argomento e sinceramente non capisco perché, perché la vita è fatta così, però insomma io sono in menopausa dal 2015 e il livello ormonale è sempre lo stesso, quindi diciamo che siamo bloccati qua e ce la dobbiamo tenere. Tra l'altro per motivi di salute non posso assumere terapie ormonali sostitutive, quindi mi devo arrangiare con qualche integratore che sinceramente devo dire su di me non hanno mai funzionato, ma proprio per niente, neanche tanto così di miglioramento, e strategie per sopravvivere. La menopausa ha peggiorato tantissimo, ma tantissimo, la mia tolleranza al caldo, quindi mentre prima amavo l'estate e stavo bene anche con 35 gradi, adesso appena la temperatura sale verso i 27, 28, 30, io comincio a avere qualche problema, nel senso che patisco molto, sudo in una maniera disgustosa e insomma non lo tollero, non lo tollero, e anche la mia pelle di conseguenza ha delle brutte reazioni al caldo. È un po' come tornare all'adolescenza, quindi sudo, è diventata più grassa nella zona T, io ho sempre avuto la pelle secchissima, adesso si lucida e non tollera più determinati tipi di prodotti, quindi ho dovuto gestire la skincare sulla base di questi nuovi problemi. Allora, creme idratanti estive e scrub viso, skincare over 50, siamo nel vivo dell'argomento. La prima strategia che io ho messo in atto da quando appunto ho questo problema con la mia pelle è stata quella di eliminare le creme idratanti da giorno, perché la mia pelle non le regge e quindi è inutile che io continui a mettermi una crema idratante al mattino quando poi dopo un quarto d'ora comincio a espellerla, cioè non ha nessun senso. Spendo soldi inutilmente, la mia pelle poi si disidrata perché continua a lavorare per buttare fuori questa crema. Insomma, non, no, basta, ho deciso di rinunciare e quindi ho completamente sostituito le creme con i sieri. I sieri hanno una consistenza più liquida, normalmente non contengono grassi o ne contengono una quantità decisamente limitata, irrisoria. E quindi la pelle li assorbe meglio e li trattiene meglio. Il mercato ci offre di tutto di più in materia di sieri, quindi dai più naturali, biologici, a quelli da supermercato, a quelli super high-end, blasonatissimi, costosi, eccetera. Quindi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. Io ne ho provati, utilizzati tanti. In questo periodo ho scelto quelli della Saponaria. Ho scoperto la saponaria sul sito di Ecoverde Bio e successivamente sono andata a fare acquisti proprio sul loro sito ufficiale, ve lo metto
qui sotto nell'info box. E dopo aver consultato un po' tutta la gamma di sieri disponibili, ne ho scelti due. Uno è l'ecofermentato attivatore e l'altro sono i peptidi, un complesso peptidico. La Saponaria è un'azienda italiana, ha la sede a Pesaro, produce cosmetici bio e prodotti secondo una filiera etica con ingredienti vegan. Quindi, insomma, direi che con questa azienda si può stare tranquilli. Io ho scelto questi due prodotti perché mi sembravano particolarmente adatti ai miei problemi di pelle. Io non ho tanto il problema delle rughe quanto il problema della forza di gravità che con l'età, insomma, tutta quanta la faccia tende a scendere verso il basso. Per quanto riguarda l'ecofermentato attivatore, è un siero viso che ha proprietà anti-age, liscianti e antimacchia. È un attivo puro e deriva proprio dalla fermentazione di microalghe, quindi è un prodotto molto particolare. Io ero molto curiosa di provarlo. Lo sto usando da una decina di giorni. Questo tipo di attivi si ispirano alla skincare coreana, quindi vanno usati insieme ad altri attivi in maniera personalizzata sulla base di quello che è il nostro problema di pelle, di quello che vogliamo migliorare della nostra pelle. E quindi agiscono però piano piano, un po' alla volta, ci vuole un po' di tempo. Io lo sto usando appunto da una decina di giorni e non sono ancora in grado di dirvi se effettivamente c'è questo effetto levigante e schiarente. Però ecco, sicuramente la mia pelle lo tollera benissimo, non lo sudo, non lo espello. E una cosa molto interessante è che pur essendo uno schiarente non interagisce con i raggi UV, quindi si può usare indifferentemente sia la mattina che alla sera. Io adesso ho intenzione di finire tutta la confezione e poi vi racconterò com'è andata. L'altro siero che sto usando è il Peptidi Complex. I peptidi sono importantissimi quando, come me, si hanno problemi di pelle che cede, quindi quando si ha necessità di rassodare la pelle, perché sono degli amminoacidi che aiutano, stimolano la produzione di collagene e elastina, e quindi l'utilizzo dei peptidi aiuta a combattere l'invecchiamento e il rilassamento cutaneo. Quindi per me è il problema principale. Per cui i peptidi li uso sempre. Ho deciso di provare i loro, li avevo già provati precedentemente e come prodotto mi era piaciuto molto, quindi ho deciso di riacquistarlo e anche questo lo utilizzerò tutta l'estate. Così alla fine vediamo se la combo di questi due prodotti mi dà un risultato, insomma, soddisfacente e mi sveglio la mattina con la pelle più liscia, più tesa, più riposata, sempre quando dormo, perché un altro regalino della menopausa è l'insonnia, ma di questo io non riesco a parlarvene perché non ho competenze, prendo della gran melatonina e cerco di cavarmela così, di non usare dei sonniferi, cerco di non arrivare ancora a quel livello. Quindi, ricapitolando, niente creme. I miei sieri liquidi, leggeri, senza grassi, che la mia pelle riesce ad assorbire, e successivamente, per chiudere il tutto, l'acido ialuronico. In realtà l'acido ialuronico, ciao, esiste anche nella linea della Saponaria. Io per abitudine continuo a usare quello di The Ordinary che mi piace molto, però è un po' appiccicaticcio. All'inizio faccio un po' fatica e lo devo asciugare con il mio solito metodo, tanto ormai in questo periodo non esco senza il ventaglio, cioè è obbligatorio averlo nella borsa, quindi lo faccio asciugare un po' così e poi diciamo che lo tollero bene. C'è però un altro prodotto, secondo me indispensabile d'estate, che mi aiuta veramente tantissimo a preparare la pelle prima di ricevere appunto i sieri di cui vi ho parlato prima. Il prodotto è il tonico. Io non sto più senza tonico in estate, lo uso molto anche d'inverno, però diciamo che se d'inverno un giorno, una sera me lo dimentico, non è niente, perché tanto la mia pelle non suda.
E quindi no, non sento il bisogno di sentirla ancora più pulita e leggera, mentre d'estate senza tonico non riesco proprio a stare e ne utilizzo di ben tre tipologie. Andiamo a vedere quali. Allora, questo di Yves Rocher, che è il tonico alla calendula ed è meraviglioso perché ha la consistenza in gel. Vedete come scende? Così. È un gel freschissimo e anche la sensazione proprio di freschezza sul viso è bellissima. È molto leggero e effettivamente ha un effetto levigante, cioè è un po' come se fosse un primer, non lo so. È un prodotto strano. Le prime volte che l'ho provato ho proprio visto la differenza, come se avessi messo un primer sul viso. E quindi lo utilizzo principalmente di giorno. Lo sto finendo, l'ho già ricomprato perché mi piace tantissimo. Poi ha questo profumo delicato, proprio sa di pulito, non lo so, è una cosa piacevole, molto gradevole. Quindi questo è il tonico principale, diciamo. La sera prima di dormire dipende un po' come è messa la pelle. Se è molto stressata, molto asfittica e ha bisogno, insomma, di una sferzata di pulizia extra o di un leggero effetto esfoliante, uso quello di Pixi. Anche questo è un tonico che uso da tantissimo, conosciutissimo, se ne parla dappertutto, cioè, ed è il famoso Glow Tonic, che ha effettivamente un buon effetto esfoliante, sempre nel tempo, cioè non è che un'applicazione alle. Però nel tempo, utilizzandolo con regolarità, eccetera, la pelle risulta un po' più liscia, i pori leggermente più chiusi o comunque più levigati. Quindi questo quando ho la pelle particolarmente appesantita, oppure questo che è il Mario Badescu Skincare ed è uno spray viso all'aloe. E dentro c'è anche dell'estratto di cetriolo e di tè verde, quindi è rinfrescante. C'è chi lo usa anche come fissatore del trucco, io non l'ho mai fatto, non lo so, magari ci proverò, però sicuramente come tonico serale per rinfrescare la pelle e prepararla poi alla skincare mi piace davvero tanto ed è proprio rinfrescante, cioè mi piace l'idea di mettermelo nella borsa e quando fa molto caldo spruzzarne un po' sul viso, così appunto, non come fissante del trucco, ma proprio per sentire la faccia un po' meno accaldata. E, sì, e poi dopo, ovviamente, sempre sventagliare. Tra le vostre domande c'era anche quella sullo scrub viso, quindi detersione. Allora, io intendo lo scrub viso in due modi. Utilizzo uno scrub viso leggero, che si può utilizzare anche tutti i giorni semplicemente per lavarsi la faccia e lo utilizzo al mattino ed è questo di Yves Rocher della linea Pure Mint. Si chiama Pure Mint e va bene per le pelli con imperfezioni o comunque miste, tendenti al grasso. Io mi aspettavo che fosse un po' più strong, invece è leggerissimo. E mi piace, devo dire, non ha un profumo di menta forte, di quelli che possono anche disturbare, si sente appena ed è, devo dire la verità, praticamente uguale a questo detergente viso leggermente scrubante della linea L'Exir Jeunesse che hanno smesso di produrre. Io questo lo adoravo, questa confezione Ale. È vuota, io l'ho tenuta proprio da esempio perché ci sono rimasta malissimo quando hanno eliminato questo prodotto perché per me era fantastico. Ne ho comprati 25, 26, 39 confezioni, cioè proprio l'ho usato per anni. E qui credevo di trovare qualcosa di più intenso. Invece, praticamente, almeno per quello che posso dirvi io, è lo stesso effetto, purtroppo questo costa di più, ci abbiamo rimesso in questo senso, però ecco, diciamo che questo è un buon prodotto quotidiano. Mentre invece quando parliamo di scrub viso da fare una volta alla settimana, quindi di una pulizia un po' più profonda, io ho cercato in giro, non ho mai trovato un prodotto che mi desse soddisfazione. Poi un giorno,
leggendo recensioni online, zompettando da una pagina Instagram all'altra, eccetera, ho letto di questo prodotto di Omia, di questo scrub viso che ha dentro i noccioli di albicocca e l'olio di argan del Marocco. È un prodotto economico, si trova al supermercato, si trova da Tigotà. E ho deciso di provarci. Naturalmente è un prodotto senza siliconi. Omia fa prodotti con delle componenti assolutamente green, pulite, biologiche, eccetera. Quindi è un'azienda affidabile e funziona. Ha un bel effetto scrubbante, sicuramente molto più aggressivo, diciamo, anche se non è che vi rovina la pelle, assolutamente no. Però sono quei prodotti da usare una volta alla settimana per dare proprio ossigeno alla pelle, sentirla molto pulita, liscia, detersa in maniera più approfondita. E mi piace, ne ho già finita una confezione e ne ho comprato un altro. Mi sembra che costi sui 5 euro, quindi direi decisamente abbordabile. Va, se volete fare un tentativo, questo è un prodotto economico che secondo me, se vi sentite la pelle pesante, può essere d'aiuto. E veniamo adesso alla fase conclusiva della giornata, cioè la skincare serale. Questo è l'unico momento in cui ancora utilizzo una crema o un olio o un prodotto un po' più grasso e nutriente, perché comunque nell'arco delle 24 ore bisogna anche dare nutrimento alla pelle. E mi sembra più ovvio, più logico, più conseguenziale il fatto di usare questi prodotti la sera, perché poi anche se la pelle si unge, non è bella da vedere, suda un po', voglio dire, pazienza, stiamo dormendo, almeno non andiamo in giro con la faccia che gronda. Io sto usando già da quest'inverno un prodotto di Lierac che mi piace veramente tanto ed è la crema rassodante, la Lift Integral. La devo finire, ho intenzione di finirla e poi siccome è di quelle confezioni a ricarica, probabilmente ricomprerò il vasetto perché innanzitutto sì, è una crema costosa, ma quando si acquista solo la ricarica si risparmiano una decina di euro circa. E poi mi sta piacendo molto come crema, la uso appunto da 3 o 4 mesi e vedo la pelle leggermente più compatta, la vedo bella riposata al mattino quando mi sveglio. Quindi io continuo a usare questa e la alterno volendo all'olio viso di cui vi ho già parlato 9.000 volte, che è il Noni Oil di Cora Organics, la linea di cosmesi organica biologica di Miranda Kerr. Scoperta grazie a mio marito, che è un grande estimatore di Miranda Kerr, come dirgli scemo, ha ragione, e mi ha detto: ma devi provare i suoi prodotti. Io li ho provati e devo dire che la Miranda a fare questi prodotti qua è veramente brava, perché sono prodotti ottimi e anzi ho intenzione in futuro di acquistare anche altro. Comunque il Noni Oil è fantastico, costa un po', ma dura tantissimo, è leggero. D'inverno non unge assolutamente, d'estate, ripeto, lo uso solo di sera. Questo è quanto, una menzione particolare va al contorno occhi, non ho ancora cambiato contorno occhi, continuo a usare questo di Martina Gebhardt, che per me è la vita, perché è l'unico che veramente mi idrata e mi mantiene liscio e morbido il contorno occhi tutto il giorno. Come alternativa, perché molti di voi me lo avevano chiesto, come alternativa io probabilmente acquisterò il contorno occhi di Avène, che ho già provato un'estate quando ero in vacanza a Creta, mi ero dimenticata a casa il Martina Gebhardt o l'avevo finito lì dov'ero, e la farmacista del paese dove ero in vacanza a Creta me lo suggerì. Mi disse: guarda, vedrai che con questo vai bene. E in effetti è vero. Qual è il problema? Che questo costa 13 euro, quello di Avène ne costa 30, e quindi la cosa può non essere un affare, diciamo così, però diciamo che una confezione dura tutta l'estate fino a settembre inoltrato, perché ne basta veramente poco.
ed è effettivamente l'unico prodotto che io ho trovato che nutre senza appiccicare e senza far sudare questa zona. Quindi lo comprerò e poi quando tornerà fresco ritornerò a lui perché comunque lui è irrinunciabile. Alla fine di questo video abbiamo ben due bonus. Il primo bonus è dedicato al make-up perché c'è un prodotto che io in inverno non utilizzo praticamente mai e che da fine maggio ai primi di ottobre invece per me diventa indispensabile. Questo prodotto è la cipria. La cipria rigorosamente in polvere libera, quindi da versare nel tappo, mescolare con il pennellino e applicare, ecco così più o meno, e applicare nelle zone che tendono a lucidarsi di più, come per esempio appunto il centro della fronte, che per me è una roba bruttissima, cioè io mi ritrovo che sembra che mi abbiano acceso una lampadina qui in mezzo, super lucida, e anche appunto qui ai lati del naso, nella zona del mento, insomma la classica zona T che purtroppo quando si suda è una tragedia. La utilizzo anche sotto gli occhi, nel contorno occhi, cosa che d'inverno non faccio mai perché purtroppo la mia pelle tende a seccarsi molto lì e quindi a fare le crepe. Io utilizzo già da anni questa che è di Anna Jahke ed è un dupe perfetto della cipria classica, la Translucent Powder di Laura Mercier. La comprai perché non trovavo Laura Mercier da nessuna parte e sto continuando a usarla perché ne uso talmente poca che prima che la finisca hai voglia, ma è esattamente identica, almeno su di me io non ho avuto proprio. Non ho visto nessuna differenza, ecco anche qua. Il baffetto, il maledetto baffetto da sudore, quanto è brutto, ecco, ci vuole la cipria. Un'altra che utilizzo volentieri è la loose powder primer di Puro Bio, che è veramente ottima e la vedo che è abbastanza levigante e leggera. Ma sono fortemente incuriosita dalle nuove ciprie di Richiova e vorrei acquistare quella leggermente colorata, perché appunto di ciprie trasparenti ne ho già. Quindi sono lì lì per schiacciare il tasto acquista. Fatemi sapere se vi interessa la review della cipria di Richiova, di cui non ricordo il nome, ma ve lo scrivo qua. Il secondo bonus è legato alle gambe. Io ho passato anni della mia vita a imparanoiarmi perché se le gambe non sono abbronzate bisogna per forza mettersi le gonne lunghe o i pantaloni, bisogna coprirle perché le gambe bianche, tralala, bla bla bla, oddio, qua e là e su e giù. Quando finalmente mi sono liberata di questa inutile e limitante paranoia, la mia vita è migliorata perché non serve assolutamente a niente farsi tante menate solo perché non abbiamo le gambe abbronzate. Io non vado quasi più al mare, l'anno scorso non ci sono andata, non ho intenzione di andarci neanche quest'anno e non è che per questo devo smettere di mettermi una gonna, magari al ginocchio. O devo per forza usare sempre i pantaloni lunghi? Allora, innanzitutto ci sono due cose che possiamo fare. La prima è usare uno di quei prodotti tipo il senza calze di Venus, ma ce ne sono tantissimi. Magari giù vi metto un paio di link a dei prodotti che servono a dare una leggera doratura alle gambe. Se vi piacciono gli autoabbronzanti, mettetevi quello. Io non metto niente. Ho le gambe bianche e me le tengo e mi sento, vi giuro, una meraviglia. Benissimo, non mi interessa. La seconda è proprio quella di girare con gli short, con i pantaloncini o con le gonne un po' più corte, perché il modo migliore per togliere quell'aria un po' così triste della gamba bianchissima alla Mercoledì Adams è proprio quella di girare, di lasciare che la luce del giorno, il sole, faccia il suo lavoro, cioè dia una leggera, leggerissima doratura che le rende un po' più belline agli occhi di chi le vede brutte. Io non le vedo brutte, per me le gambe bianche sono gambe bianche, non sono niente di peggio rispetto a una gamba super scura, color vado al mare da 7 mesi ininterrottamente.
Per me la pelle chiara è bella, è ottocentesca, è romantica, mi ricorda appunto i romanzi di Jane Austen. Vabbè, queste sono digressioni che posso anche risparmiarvi, però insomma, secondo me, al di là delle varie creme autoabbronzanti, del girare, non girare, mettersi questo, non mettersi quello, la cosa importante è liberarsi la testa da queste paranoie, da queste regole. Che regole non sono, da questi obblighi che non sono obbligatori, e vivere la nostra estate come meglio ci piace fare, senza farci troppi problemi. Bene, belle donne, io sto schiattando dal caldo e quindi direi che il video si può concludere qui. Spero di esservi stata utile, di avervi dato qualche dritta, qualche consiglio che possa aiutarvi ad affrontare la vostra routine di skincare estiva. Per donne in menopausa accaldate, e alle mie spalle vedete delle assistenti che mi hanno assistito tantissimo in questo video. Infatti, vedete, sono talmente stanche che sono crollate. E anche loro vi salutano. Mi hanno detto di salutarvi, ma in questo momento hanno un impegno, cioè hanno 18 ore di sonno come schedulazione della giornata, per cui cerco di non disturbarle. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video. Vi lascio qui un paio di video che potrebbero esservi utili, sempre sull'argomento skincare estiva. E niente, vi aspetto sul canale e nel frattempo un bacione.